Salve a tutti, io sono Sara Sibirio e sono qui per parlarvi del trashware. Prima di tutto ci presentiamo. Noi siamo l'Associazione Ingegneri Senza Frontiere di Cagliari. Siamo una rete informale costituita da organizzazioni nei più svariati paesi del mondo. Ingegneria Senza Frontiere è nata con il bisogno e di dare delle soluzioni concrete ai paesi e alle comunità più svantaggiati del mondo, e di questo ne facciamo la nostra prima priorità. A livello nazionale abbiamo ISF Italia, che è nata nella metà degli anni 90 seguendo in particolare ISF Francia e ISF Spagna. Arriviamo a noi, siamo ISF Cagliari e siamo un'associazione di volontariato costituita da degli studenti di ingegneria e siamo nati nel 2005. Ingegneria Senza Frontiere. Nasciamo quindi nel mondo universitario e quindi siamo aperti a tutti. Non c'è bisogno di nessun requisito tecnico oppure addirittura non c'è bisogno di essere ingegneri, come spesso si fraintende, ma basta avere buona volontà e soprattutto riconoscersi sulla carta dei principi, che sarebbe una sorta di documento in cui ci sono i valori che noi riconosciamo. In particolare, Ingegneria Senza Frontiere non ha fini di lucro, è indipendente da qualsiasi parte politica o qualsiasi governo, agisce seguendo i principi di tolleranza rispetto alle altre culture. Che cosa facciamo? Partecipiamo a progetti di cooperazione come il Villaggio della Gioia in Benin, che sarebbe una struttura di accoglienza per donne, bambini e chiunque ne abbia bisogno. A Cagliari abbiamo il progetto ROM, che si occupa di rivalutare la struttura nella SS554, e il progetto Fufulso in Ghana, in cui ci occupiamo di aiutare i bisognosi con gli approvvigionamenti di acqua. Tra le attività preponderanti di ISF vi è la formazione o l'informazione, che sarebbe una divulgazione delle tematiche, della sensibilizzazione delle tematiche che noi stanno più a cuore, come lo sviluppo umano eco e sostenibile e l'uso appropriato delle tecnologie. Facciamo questo con dei corsi specialistici, dei seminari o addirittura dei corsi dalle scuole. Non è da sottovalutare l'aspetto della formazione interna dei membri, con learning by doing, sarebbe in inglese, e sarebbe una sorta di apprendimento attraverso il fare dei progetti e fare tutte le attività che ci vengono proposte. Un gruppo interno a ISF sarebbe il gruppo TIC, che sta per tecnologie per l'informazione e la comunicazione. Ci occupiamo sostanzialmente di affermare e diffondere le tecnologie libere e aperte, come appunto il nostro sistema operativo preferito. Abbiamo praticamente delle priorità sulla comunicazione, collaborazione e condivisione della conoscenza. Per fare questo, appunto, siamo noi che organizziamo i seminari e i battiti e incontri, e soprattutto abbiamo in corso il progetto Trashware. Che cos'è? Il termine trashware deriva dalla contrazione di due parole inglesi, trash, spazzatura, e hardware. In sostanza significa hardware, spazzatura, hardware da buttare. Noi prendiamo questi computer che le associazioni non servono più, oppure i privati se ne vogliono sbarazzare, li rimettiamo a posto e li diamo alle persone più bisognose oppure alle associazioni che ce lo richiedono. Quindi diamo praticamente una seconda vita ai computer. Cosa più importante del trashware è perché lo facciamo. Prima di tutto per eliminare il digital divide. Il digital divide sarebbe un divario esistente tra chi può accedere alle nuove tecnologie e tra chi non li può fare. Qualsiasi sia la causa economica, politica o culturale, noi cerchiamo di attenuare il digital divide. Una piccola mappa in cui si può vedere che le zone rosse in cui ci sono più computer e le zone più chiare dove ci sono computer sono particolarmente vicine. Un aspetto molto importante è meno inquinamento. Infatti potete vedere tranquillamente quanti computer vengono dismessi e magari possono ancora funzionare. Noi cerchiamo ovviamente di tirarli fuori magari
dalle nuove associazioni che magari, oppure da privati che addirittura potrebbero buttarli per strada. Facendo così ovviamente gli diamo una seconda vita, un nuovo padrone e non dovrebbero inquinare, questi computer non inquinerebbero più per strada, creando disagio ambientale. Meno consumismo. Perché meno consumismo? Potete ben capire che un utente medio del computer non fa altro che navigare su internet, leggere la posta, magari scaricarsi un PDF e leggerlo. Non servono delle particolari prestazioni da un computer, da un calcolatore, e tantomeno 4 core a 2,8 GHz, un sacco di RAM, non servono assolutamente. Quindi bisogna analizzare il perché un utente medio compra un computer di ultima generazione e se si tratta di un bisogno effettivo oppure semplicemente di una moda, un punto marketing consumistico. Un piccolo esempio: Internet Explorer ha bisogno di requisiti assolutamente assurdi per funzionare, quando 10 anni fa si andava su internet tranquillamente anche senza tutti questi requisiti. La domanda che io mi farei sarebbe: perché Internet Explorer ha bisogno di, e soprattutto Windows 7 ha bisogno di tutti questi requisiti, quando tranquillamente con un computer 10 anni prima si potrebbe navigare su internet con le stesse prestazioni, se non più ottimali? E sto parlando di Firefox, ovviamente di Linux. Meno consumismo. Bisogna innanzitutto capire che le aziende sono soprattutto delle aziende, quindi devono vendere. Quindi i nuovi sistemi operativi non sono proposti nel mercato, ma sono imposti. Infatti se un utente medio va a comprare un computer, si trova già Windows all'interno. Purtroppo molti non conoscono Linux, quindi la persona cercherà comunque di ottimizzare, di rendere comunque accessibile il computer. Se ha qualche problema, se si blocca, la persona a cui si rivolgerà ovviamente è un centro assistenza, che purtroppo i vecchi sistemi operativi non viene più fornita assistenza. Quindi se la persona ha comunque un vecchio computer, ad esempio Windows 98 o anche addirittura Windows XP, può darsi che non gli verrà fornita l'assistenza e quindi dovrà comprare il nuovo sistema operativo. Dunque, le scelte degli utenti, come potete ben capire, sono indotti dai produttori e non dai loro effettivi bisogni. Quarto motivo è il sapere libero e condiviso. E qua abbiamo il Trusted Computing e il Digital Rights Management. Perché Trust in Computer, informatica fidata? Sarebbero dei dispositivi elettronici in cui praticamente si ha un chip crittografato in cui non è possibile avere della compatibilità con altri dispositivi, magari di altre marche. Questo perché questo chip praticamente delimita le risorse e si basa praticamente sul principio che limitando queste risorse un utente medio non può fare danni oppure comunque non può essere manomesso. Purtroppo questo occupa una grave limitazione, ad esempio, come ho detto, quella di della compatibilità con altre apparecchiature. Il Digital Rights Management, diritti e restrizioni, questo perché? Faccio subito un esempio. Purtroppo non c'è solo software libero. Un esempio di Digital Rights Management sarebbe il product key. Chi di voi non ha mai comprato ad esempio una licenza, ad esempio solo per Windows? Ovviamente durante l'installazione potete aver notato che vi chiede un serial key. Questo serial key sarebbe appunto il Digital Rights Management, farebbe parte di Digital Rights Management e praticamente andrebbe a restringere il campo degli utenti che ad esempio Windows può usare. Quindi la conseguenza è una forte limitazione della condivisione dei saperi, censura e controllo totale. Quindi noi facciamo trashware sostanzialmente per ridurre il divario digitale, salvaguardare l'ambiente, favorire il consumo critico della tecnologia e il sapere libero. Infatti, come potete aver notato, la filosofia del software libero e la filosofia trashware sono particolarmente simili.
Infatti, per fare transfer, noi usiamo GNU Linux. I RAE, oppure rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche, sono appunto dei rifiuti di dispositivi elettronici che ormai non servono più al proprietario. I problemi del RAE sono che soprattutto contengono sostanze tossiche, non sono biodegradabili ovviamente, e inquinano, ma soprattutto il problema maggiore del RAE è che non vengono smaltiti correttamente. Chi di voi non ha mai visto ad esempio un frigorifero o comunque un computer o un monitor buttato per strada? Quello è un classico esempio di smaltimento non corretto. Queste sono le varie normative di riferimento del sistema RAE. In sintesi, la direttiva RAE è basata sul principio che inquina paga, cioè il finanziamento e l'organizzazione sta ai produttori di AE, che sarebbero apparecchiature elettriche elettroniche. Per sostenere questi costi di smaltimento possono far pagare agli utenti, cioè ai compratori degli AE, un piccolo contributo, che poi tanto piccolo non è. Questo perché i fabbricanti, per smaltire questi rifiuti, costituiscono dei sistemi collettivi che sarebbero una sorta che dispongono di impianti di trattamento, oppure che funzionano da terzi con degli altri impianti di trattamento. Ovviamente questo non è l'unico modo per dismettere un RAE, ma si può ovviamente procedere con la raccolta differenziata, che è obbligatoria in Italia. I cittadini ovviamente possono conferire i propri RAE tramite alle isole ecologiche oppure a centri di ritiro e trattamento. In particolare il 18 giugno 2010, nel momento di un acquisto di un'apparecchiatura elettronica, si può dare al negoziante un'apparecchiatura vecchia della stessa tipologia e lui provvederà a smaltirla. In Italia ci sono vari centri di trattamento e l'attività di trattamento in questi centri sarebbe la messa a sicurezza del dispositivo, lo smontaggio in varie parti e la lavorazione meccanica per il recupero dei materiali. Ovviamente l'attività di recupero è prevista, ma non è riprevista quella di rimessa in commercio. Quindi tre modi principali per smaltire il RAE sono la raccolta differenziata o le isole ecologiche, l'azienda qualificata e infine il transfer. Per prima cosa, per fare transfer bisogna educare gli enti, le associazioni e chiunque abbia dei RAE che esiste questa possibilità di smettere oppure di donare i propri RAE. Quindi sta il soggetto collettore, che è la prima figura di questa catena, intercettare i vecchi dispositivi e guardarne le potenzialità. Per seconda cosa abbiamo una persona più tecnica che si propone di riqualificare questi dispositivi elettronici in modo da renderli perfettamente funzionanti. E infine abbiamo la ridistribuzione, ovviamente a persone che ne hanno bisogno, persone che ne richiedono, come delle, ad esempio, associazioni di volontariato oppure semplicemente persone bisognose. L'unica cosa che chiediamo per avere questi AE sarebbe un piccolo verbiale di cessione in cui la persona che ricevente lo impegna ad un uso etico delle attrezzature e soprattutto non a scopo di lucro. Dei piccoli progetti, ad esempio qua abbiamo Golem, che sono i primi che hanno coniato il termine trashware, Trash Lab di Sferoma, che hanno fatto un piccolo laboratorio informatico in Kosovo. Altre esperienze, il progetto King Sunny, che hanno fatto un laboratorio informatico in Congo. Il progetto Bullsat, loro hanno fatto un'installazione, un collegamento satellitare, una rete wireless in Bulsa. E noi abbiamo praticamente recuperato i PC, ovviamente, per privati o per delle associazioni. Se volete ci trovate nella sede di architettura, oppure nel nostro sito web isfcagliari.org e la nostra email isfcagliari@gmail.com. Finito, grazie per l'attenzione.